La 54esima mostra nazionale del cavallo si è conclusa a Città di Castello con un bilancio positivo, nonostante il maltempo che ha colpito la giornata finale. Il presidente Marcello Euro Cavargini ha espresso soddisfazione per l'evento, sottolineando come sia stato possibile offrire una panoramica del settore equestre in Umbria e in Italia, evidenziando il legame tra passione e professione per chi opera in questo ambito. Cavargini ha ribadito l'importanza di valorizzare chi lavora con i cavalli, che sia per sport, attività lavorativa o espressione artistica. Uno degli obiettivi centrali di questa edizione è stato quello di dare visibilità alla disabilità, tema che sarà anche al centro del G7 in Umbria. La manifestazione ha ospitato un progetto significativo dedicato al paradriving, una disciplina equestre per persone con disabilità. Cavargini ha spiegato come, grazie al percorso dal Santuario della Verna a Città di Castello, si sia voluto trasmettere un messaggio di inclusione sociale attraverso lo sport. Il progetto è stato realizzato con il supporto di diverse realtà locali e nazionali, tra cui il Comitato Regionale Fise Umbria, il Comitato Italiano Paralimpico Umbria, l'Associazione Allevatori Umbria e Marche e l'USL Umbria 1. La mostra del cavallo non si rende protagonista solo di un settore, quello appunto equestre, e degli amatori di questo ambiente, ma si propone di essere anche vicino alle famiglie, vicino alla comunità, e vicino alla comunità lo si è attraverso dei valori. Il valore quest'anno è quello del tema dell'inclusione, giustamente è stato ricordato come ci siano le Paralimpiadi in questo momento, come lo sport sia un momento e un luogo dove l'inclusione si concretizza, ma voglio ricordare anche il G7 sulla disabilità che avverrà ad Assisi, dove tematiche come queste sono protagoniste del mondo occidentale, della nostra comunità e dei valori che ci contraddistinguono. Quindi la mostra del cavallo si propone di essere e continuare ad essere un punto di riferimento non solo per il cavallo, ma soprattutto per i valori che rappresenta. Il progetto? Sì, grazie. Il progetto è veramente straordinario e anche ambizioso. È un progetto messo in piedi dalla Fise Umbria in collaborazione con la dottoressa Andrea Scholze, anche con il dottor Cagnoni. È un progetto in cui vogliamo far capire che cos'è un'inclusività vera. L'inclusività è quella di vivere con queste persone, coinvolgerle, meno fortunate, coinvolgere in tutto quello che è la quotidianità, dalla vita quotidiana, dal caffè la mattina insieme alle famiglie, allo sport insieme agli altri ragazzi. Qual è stato il bello di questo, diciamo, tragitto che parte dalla Verna, quest'anno ha fatto un giro per l'Umbria, è che in ogni comune o in ogni hanno attraversato, i ragazzi hanno incontrato altri ragazzi con le loro stesse problematiche, persone con cui discutere e condividere. Perché questo cambio di ragazzo ad ogni passaggio? Perché loro devono vivere in inclusività a 360 gradi, ma soprattutto nell'ambiente in cui vivono tutti i giorni, dove incontrano le persone con cui possono parlare, con cui possono chiedere e soprattutto condividere progetti come questo, come l'avvicinamento al cavallo, come l'ippoterapia, come tutto quello che sono dai giochi pony, a tutto a 360 gradi. Questo si chiude oggi all'interno della Mostra Nazionale del Cavallo, l'arrivo è stato messo qui, proprio perché quest'anno la Mostra del Cavallo parla di inclusività. L'anno scorso abbiamo parlato di violenza sulle donne, quest'anno il tema della mostra è inclusività. Inclusività è una parola forte, dura, ma che però va affrontata e va vissuta, perché nascondere, io dico sempre, la polvere sotto il tappeto non porta niente a nessuno.